Allora, in questo momento stiamo viaggiando intorno ai circa 10.000 passeggeri al giorno, con un'ottantina, 100 voli al giorno, che è ovviamente molto di più di quanto era 2 settimane fa, ma enormemente di meno di quanto era l'anno scorso in questo stesso Quanto era l'anno periodo. scorso in questo Fate conto che periodo l'anno più o scorso meno? probabilmente. E arrivavamo vicini ai 100.000 passeggeri giorno con Accidenti. molti, molti più aerei. E E siamo intorno al 10% dell'anno scorso, che non è. per adesso quali sono i collegamenti attivi con Milano Malpensa e quali vi attendete che vengano attivati in tempi relativamente brevi? Allora, tenga conto che in questo momento la maggior parte dei voli sono per destinazioni o nazionali o Schengen. Ovviamente abbiamo anche dei voli internazionali, prima so che avete fatto un collegamento per il volo verso la Cina, verso Guangzhou, abbiamo anche ovviamente quindi dei voli intercontinentali, ma la maggior parte dei voli sono diciamo per la zona Schengen. Senta, si registra questo fenomeno che si chiama no-show, cioè passeggeri che acquistano i biglietti ma poi non si presentano al momento dell'imbarco. Allora, questo è un fenomeno che c'è sempre stato e che continuerà sempre ad esserci. Sta diminuendo moltissimo perché adesso la gente incomincia ad avere, finalmente, mi lasci dire, un pochino più di tranquillità nei confronti del volo. In aeroporto ci sono delle misure di sicurezza estremamente importanti, abbiamo i termoscanner per cui misuriamo la temperatura a chiunque entri a bordo dell'aereo, c'è l'obbligo della mascherina, come vedete, abbiamo distanziamento sociale all'interno dell'aeroporto. Il nostro sistema di aria condizionata ci consente di avere un ricambio dell'aria frequentissimo, quindi adesso diciamo la situazione è più tranquilla e i passeggeri si sentono più tranquilli. Tra l'altro, come SEA abbiamo deciso di fare a tutti i nostri dipendenti un test sierologico per poter dare un'ulteriore garanzia ai passeggeri che le persone che incontrano, diciamo, operatori aeroportuali di SEA all'interno dell'aeroporto hanno anche fatto un sierologico e quindi sanno di non essere in condizioni di potenzialmente di infettare nessuno. E questa mi sembra un'iniziativa